Buonasera, anzi buongiorno, benvenuti tutti. No, io sono Francesca di Milano All News, sono qui con il gruppo Peppino Impastato e l'associazione Adriana Castelli. Siamo al Parco Nord di Milano per l'occasione del Climate Fest, un evento molto importante per Milano, per la sostenibilità, per la cittadinanza attiva. Ed è per questo che incontriamo insieme le associazioni che possono aiutarvi a fare la differenza. Abbiamo iniziato il tutto giovedì, ma continua ancora domani, quindi venite a trovarci e incontrate la realtà che fa più al caso vostro e ai vostri valori. Allora, con noi oggi abbiamo introdotto l'associazione, il gruppo Peppino Impastato, però ve li presento uno alla volta. Sono Silvia, presidente dell'associazione. Sono un attivista fondatore del movimento Peppino Impastato Milano e dintorni della Gina. Anna Maria Balzano, gruppo Milano Peppino Impastato, Susanna Crispino. Innanzitutto, domanda facile, perché qui al Climate Fest? Ma siamo al Climate Fest innanzitutto proprio per il nome che abbiamo. Il gruppo Peppino Impastato ha una sua storia. Peppino, prima di essere l'attivista antimafia, era un ambientalista. Peppino era un poeta, era uno che amava la bellezza e diceva: salviamo la nostra bellezza perché se la perdiamo non ci accorgeremo più di nulla. E questo è il motivo per cui abbiamo voluto chiamare il gruppo Peppino Impastato, oltre alla lotta naturalmente antimafia. Perché al Climate Fest? Ma perché le mafie oggi rappresentano un gravissimo problema anche di natura ambientale. La terra dei fuochi, altre realtà e non solo in Italia, il trasferimento di rifiuti di ogni genere in giro per il mondo spesso finisce in mano alle organizzazioni criminali che non guardano in faccia nessuno. C'è da dire che anche chi crea queste scorie non è che guardi molto in faccia le cose. La nostra battaglia fondamentale del Movimento dell'Agenda Rossa, che nasce nel 2013 su una lettera di Salvatore Borsellino, 17 nel 2007, 17 luglio del 2007, Salvatore scrive: 19 luglio 92, una strage di Stato, perché noi vogliamo verità e giustizia, e sono 30 anni che la verità e la giustizia non c'è per Giovanni Falcone, per Paolo Borsellino, per le tante vittime di mafia che hanno insanguinato la storia del nostro paese. Quindi siamo qui sia a fare testimonianza di natura ambientale, sia a fare testimonianza di giustizia sociale, di ricerca di verità e di libertà, cosa che in questo paese è sempre più difficile a trovare. Poi lei è la presidente del gruppo Peppino Impastato e Susanna Crispino, lei dell'associazione, ma in realtà siamo tutte agende rosse e tutte persone che sosteniamo Salvatore Borsellino, il fratello di Paolo, che rappresenta il nostro spirito e la nostra anima. In tutta Italia siamo più di 55 gruppi, dal nord al sud, Sicilia, isole comprese. Circa 70.000. Allora mi viene da chiedervi il ruolo dell'associazione, del gruppo a Milano, visto che noi siamo a Milano News. Sì, a Milano siamo il gruppo Peppino Impastato, Susanna Crispino. E l'associazione, diciamo, le funzioni siamo sono un po' in sinergia, loro sono molto a. Noi siamo nel nord-ovest, Esatto, diciamo nel che noi nord-ovest. come attivisti operiamo soprattutto nelle scuole, infatti mi ricollego anche a quello che dice Giorgio. Climate Fest è anche restituire ai ragazzi, al nostro futuro, un mondo migliore, un mondo più bello, non solo pulito, ma libero dalle mafie, quindi il nostro impegno qui si declina anche con un interesse rivolto particolarmente alle fasce più giovani. Noi giriamo le scuole tutto l'anno, tutti gli anni da parecchio tempo a questa parte, lo facciamo con una mostra a fumetti che è il linguaggio più semplice, più facile, più veloce per i ragazzi, raccontiamo storie di vittime di mafia collegate tutte attraverso la storia dell'Agenda Rossa. Anche perché forse il ruolo del Climate Fest in questo senso è anche coinvolgere i giovani e far capire che sono loro che possono fare la differenza. È un ruolo anche di conoscenza, e poi oggettivamente è il motivo per il quale noi andiamo nelle scuole, oltre alla sensibilizzazione, alla ricerca della conoscenza e della legalità e rispetto delle regole, ma è anche il formare lo spirito e la coscienza civica dei giovani del futuro che più difficilmente possono finire nelle trame, nelle reti delle organizzazioni criminali che vogliono. Io quando parlo nelle scuole lo dico sempre ai ragazzini, qualcuno mi guarda storto, gli dico: imparate a volervi bene, parlate tra di voi, parlate sempre, studiate, perché chi più ha più sa, ma l'avere non è il denaro, l'avere è la conoscenza, l'avere è la cultura, l'avere è saper difendere la propria libertà. La mafia toglie la libertà alle persone che si fanno condizionare dalla stessa. Il ruolo dei giovani in questo senso qual è? Qual è il feedback che voi avete anche dai ragazzi che partecipano poi insieme a voi? Allora, i ragazzi sono entusiasti, ci dicono che imparano cose che purtroppo a scuola non gli vengono spiegate, non
chiaramente per una pecca di programmi scolastici, perché questa è proprio storia che noi raccontiamo, storia dell'Italia, storia contemporanea di 30 anni fa, perché insomma gli omicidi di Falcone e Borsellino sono nati 30 anni fa, ed è incredibile come loro arrivano subito, perché la nostra mostra punta a fargli nascere le domande, e quante ne nascono, devo dire che poi rielaborano e se ne pongono tantissime, perché l'obiettivo, come diceva giustamente Giorgio, è far nascere un cittadino che era un cittadino che si pone le domande, quindi ha uno spirito critico nei confronti del mondo, e devo dire che questi ragazzi sono fantastici, hanno proprio voglia di conoscere. E dove troviamo la mostra? La mostra è itinerante, le mostre sono itineranti in vari eventi, in varie scuole. Noi abbiamo bisogno di giovani, abbiamo bisogno di gambe che facciano andare le nostre, la nostra attività, perché alcuni cominciamo a essere un po' stagionati. Volevo precisare che Salvatore Borsellino partecipa sempre agli eventi nelle scuole, ultimamente è stato nel gruppo di Genova, 2000 studenti. Tutti in silenzio e tutti attentissimi, quindi c'è proprio un coinvolgimento. Due giorni fa o tre giorni fa è stato a Reggio Emilia in un altro liceo e al pomeriggio un istituto penitenziario per parlare con i carcerati, che gli hanno donato dei quadri fatti da loro. C'è Salvatore Borsellino, il nostro capitano, e ci ha insegnato. Li guida e vi accompagna, sì, in un certo, sì, senso. Diciamo che noi siamo forse, come Movimento della Gente Rossa, a differenza magari di altre attività, comunque per la legalità, comunque contro la mafia, eccetera, un pochino più drastici, un pochino più attenti e vigili e sensibili, proprio perché non si può in un paese civile dover aspettare mezzo secolo, perché ci sono situazioni che si avvicinano a mezzo secolo, per avere verità e giustizia. Non può, si può vedere morire innocenti, forse anche per l'inedia di chi dovrebbe fare e non fa, e nel nostro paese è spesso presente questo fenomeno. Adesso facciamo 30 anni e tutti gli anni andiamo in Via D'Amelio a Palermo sotto l'albero della pace, ma tutti gli tutti anni, gli anni, tutti gli anni. Perché non bisogna dimenticare, mettiamo forse l'accento anche su un dato importante che Silvia ci ha sottolineato, questo evento in qualche modo è per voi ragazzi, parliamo direttamente a loro. La copertura mediatica a questo è dare delle informazioni, dare la voce, estendere la narrazione. Venite a incontrare l'associazione Pepino in passato, la riassumiamo così, perché siete voi che potete fare la differenza e fare le domande giuste per soddisfare ogni vostra curiosità e far sì che la storia non sia solo scritta su un libro, ma sia una memoria che rinnoviamo tutti i giorni. Ecco. Esattamente. Io ricordo, faccio una piccola, la mostra è itinerante, vi do questa notizia in esclusiva, al 21 giugno prenderà il volo e arriverà in Irlanda, perché il Comitato Italiani all'Estero intende ricordare anche agli italiani presenti all'estero questa importante celebrazione, commemorazione, quindi la nostra mostra arriverà direttamente in Irlanda e poi da ottobre sarà di nuovo in tutte le scuole, dico d'Italia, perché è arrivata fino a Bari quest'anno. È un appuntamento che io voglio lanciare a tutti i ragazzi a Milano, se non siete al mare, quelli che siete qua, 19 luglio di quest'anno, sono 30 anni che muore Paolo Borsellino in Via D'Amelio, ai giardini di Via Console Marcello c'è un albero per Giovanni e per Paolo, e tutti gli anni ci sono delle persone che ricordano la memoria di questi nostri eroi. È fondamentale, se siete qui, andate anche solo a portare un fiore vicino all'albero di Giovanni e di Paolo, perché sono uomini che sono morti per noi, ecco. C'è solo da dire questo. E con loro tutti gli uomini della scorta, ragazzi giovanissimi, sia di uno che dell'altro, sia di Falcone che di Borsellino. Io prima di salutarvi e ringraziarvi vi chiedo ancora una volta, siete voi a cercare i giovani, ma diamo possibilità ai giovani di cercare loro l'associazione, certo, e avvicinarsi a voi. Come e dove vi trovano? Allora, noi abbiamo una pagina Facebook, un canale Instagram, ma abbiamo anche il sito www.110100.it. Ci scrivete e noi rispondiamo. Noi siamo su Facebook. Sì. Allora, Movimento Gente Rosse, gruppo Pepino Impastato e Susanna Crispino di Milano. Basta. Per i ragazzi è sempre più facile, per cui sì. Vi ringrazio. Se volete adesso vi diamo un pacco di segnalibri. faremo così. Vi ringrazio, grazie per la vostra parola, la vostra parola, insomma, il vostro ricordo. Grazie. Grazie a voi.